Ancora oggi siamo anche noi su un terreno comune, neutro, e però ecco, abbiamo voluto questo momento insieme all'arcivescovo perché in modo molto semplice, molto familiare, molto informale, ecco, vorremmo darci il benvenuto, ecco. Lasceremo a Ernesto Olivero e all'arcivescovo di darci una parola e poi ci spostiamo noi dentro con i nostri amici, con i volontari. Molti volontari che sono qui stamattina sono già volontari di Superga, con cui continueremo la collaborazione, e sono venuti stamattina, ci scambiamo un po' di conoscenza e quindi anche a voi diamo il benvenuto nella nostra vita e voi e noi nella vostra. grazie a tutti. Iniziata la nostra storia era il 2 agosto dell'83. A quel tempo, senza ragionarci su, sentii che volevo entrare nell'arsenale diroccato con gli amici più stretti, la mia Bibbia, i libri di una carissima amica non credente e il crocifisso di padre Michele Pellegrino donato dai carcerati. Volevo entrare a nome degli ultimi, dei non credenti. Il cuore mi aveva suggerito di tenermi lontano dal clamore, di entrare quasi di nascosto per custodire il silenzio. Però volevamo entrare anche come chiesa e chiedemmo al vicario episcopale Don Franco Peradotto di accompagnarci. Anche oggi è 2 agosto. Proprio oggi, senza aver cercato la data, entreremo nella Basilica di Superga. Sono passati tanti anni. Alcuni di noi non ci sono più, non saranno fisicamente presenti come la mia Maria. Intorno a noi e a noi non potrà esserci il silenzio di allora, per via della fame di Superga. Alcuni di noi andranno a piedi, sono venuti a piedi, altri in macchina, ma tutti abbiamo camminato verso Superga come in un pellegrinaggio del cuore. Sono passati tanti anni, ma non invano. Siamo cresciuti, attaccati alla nostra fede e alla Madonna. Ma come un tempo vivremo questo ingresso con lo stesso spirito di allora. Un momento sacro, lo stupore di entrare in una profezia che non sappiamo dove ci porterà. O meglio, non sappiamo come ci porterà, ma ci porterà come ogni scelta compiuta lungo i nostri decenni precedenti della nostra storia, ad amare ancora di più intensamente la nostra fede, la Madonna, la Chiesa, il mondo dei credenti e dei non credenti. Con noi in Superga entrerà il nostro vescovo Nosiglia. La prima responsabilità è sua, è lui che ci ha scelto. Saremo noi e tanti che ci accompagneranno, e i tantissimi non visibili che saranno con noi, l'amore di una mamma che cura tutti, ma soprattutto i figli più piccoli, quelli che soffrono di più. Quindi al primo posto in questa nuova storia metteremo i disabili, le persone in difficoltà e poi tutti gli altri. Vogliamo ringraziare tutte le persone che continuano a volerci bene, che continuano a finanziarci, che continua a essere la nostra mano in più che tante volte è nascosta. Grazie di questo. Chiesa della Basilica di Superga, dove di per sé hanno svolto un lavoro di celebrazione, di accoglienza di numerosi gruppi di turisti, devoti della Madonna delle Grazie, che salivano al monte per contemplare il bel panorama, visitare il museo, il luogo dove sono sepolti i calciatori del Torino, tragicamente defunti, e le tombe dei reali di Casa Savoia. La Basilica di Superga sappiamo che rappresenta per tutti i torinesi un punto di riferimento veramente molto importante, direi fondamentale anche per tutta la cittadinanza. Sono certo che il Sermig gestirà il complesso di Superga con grande responsabilità, promuovendone lo sviluppo e accogliendo con gioia
tutte le persone che lo frequentano.